No strada panoramica, sì sviluppo sostenibile. È il nome del comitato nato per dire no alla proposta fatta dall'amministrazione provinciale teramana, che ha intenzione di creare un collegamento stradale tra l'autostrada A24 e la stazione sciistica sul Gran Sasso dei Prati di Tivo. Un'opera che per il comitato composto da associazioni ambientaliste e cittadini rappresenta l'ennesima proposta di infrastrutturazione pesante della montagna teramana, a scapito dell'integrità del territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, e senza nessuna nuova proposta di vero rilancio turistico e promozionale delle aree interne. Più che altro per dire no a un tipo di sviluppo che sostanzialmente sta fallendo e non sta portando assolutamente nessuna soluzione a quello che è lo spopolamento della montagna. Noi riteniamo che realizzare una nuova strada non sia la soluzione. È necessario fare un'operazione di rilancio della montagna che tenga conto di quelle che sono le valenze naturalistiche. Peraltro la strada progettata è una strada che difficilmente potrà mai essere autorizzata dall'ente parco e da tutti gli organismi competenti, perché si trova appunto in una delle zone più protette d'Europa, perché non soltanto un parco nazionale, ma anche rientra all'interno della rete Natura 2000, attraverso cui l'Unione Europea tutela, su proposta della Regione Abruzzo e dello Stato italiano, la biodiversità europea di queste nostre montagne. Noi proponiamo invece un'iniziativa che vada a recuperare quelli che sono gli antichi sentieri, che faccia quindi un tipo di turismo stanziale che in qualche modo superi anche il turismo invernale, che purtroppo non sta dando più risultati da anni e peraltro è ormai colpito da una serie di problematiche sembra ormai impossibile trovare una soluzione, visto che anche ancora oggi, insomma, non si riescono neanche ad aprire gli impianti. E voi chiedete anche un incontro con la provincia per fare un po' il punto e cercare insieme anche di trovare delle possibili soluzioni? Sì, noi riteniamo che sia arrivato il momento per cui non soltanto le forze associative, le forze politiche, ma anche le forze imprenditoriali che sono su questo territorio riflettano su quello che può essere effettivamente lo sviluppo della montagna, che deve essere uno sviluppo sostenibile, legato quindi chiaramente a quelle che sono le valenze naturalistiche che devono essere tutelate, ma che può offrire delle enormi occasioni anche di sviluppo economico per le popolazioni, e soprattutto per combattere lo spopolamento che ormai colpisce non soltanto la montagna teramana, ma un po' tutto l'Appennino. Continuare a insistere su delle proposte vecchie che risalgono al turismo degli anni 70, francamente, ci sembra assolutamente sbagliato.